Matteo Di Giacomo, domenica a Giulianova è stata una vera e propria battaglia. Vediamo nel tuo volto un occhio nero, ne è valsa la pena perché i 3 punti, il gol. Da mezzala sei rinato. Come sta andando questo periodo? Direi molto bene, è un periodo dove ci siamo ripresi alla grande e dobbiamo continuare a far punti perché non è finita qui. Dobbiamo essere umili nel dimostrarlo perché abbiamo tutti i mezzi per farlo. Con Papanni la Vastese è cambiata. Che cosa è successo nelle ultime 3 settimane da Campobasso fino a Giulianova? Abbiamo limato i dettagli, abbiamo lavorato sui particolari, sulla fase difensiva soprattutto e niente. E sono venuti i risultati. Mentre pensando a te, sei arrivato in estate da terzino sinistro, insieme a te c'erano Ispas, Scutti. Non è stato facile guadagnarti il posto da titolare, hai lavorato tanto, prima da terzino, adesso sei tornato nel ruolo che ricoprivi da quando eri più piccolo. Come ti stai trovando con Capellupo e Palestini in mezzo al campo? Molto bene perché sento la fiducia dei compagni e come hai detto tu precedentemente, sto ricoprendo un ruolo che ho fatto per tanti anni e quindi mi trovo molto bene. Hai fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Pescara, qui a Vasto la prima esperienza, diciamo, da grande. Come giudichi questi primi mesi, diciamo, da grande? Sono dei mesi importanti dove fai un salto a livello umano, capisci tante cose, ti devi subito immedesimare in un ambiente abbastanza diverso da quello giovanile. Domenica a Vasto arriva il Cesena, una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Sarà una domenica storica qui all'Aragona. La Vastese che cosa proverà a fare? Proviamo a vincere, è quello che dobbiamo fare perché non abbiamo ancora la salvezza matematica, quindi a noi è indifferente l'avversario, dobbiamo cercare di fare più punti possibili per raggiungere la salvezza matematica.